Come sei cagnata vita mia, chi so credeva, tu mi hai presentata gelosia, ma l'hai fatta conoscere, e ogni tanto mi appiccica, ogni donna prima già era mia, i senza cuore mi portavano a casa mia, e spogliavi da un attimo, poi diceva ti avessere. Quando parlo con una femmina non dico più che sono libero, ti sei assettato rin dall'anima con tutto quanto parli di avvisarci a tutto l'ombra, si fanno scemi, si ti guardano che pure tu non sei più libero. Vedrai stasera, ho cambiato il letto a casa mia, tu ti asciutai insieme con me. Non mi voglio nascondere, ma quando parlo con una femmina non dico più che sono libero, ti sei assettato in dall'anima con tutto quanto vale. Quando parlo con una femmina, mi racconto, e strada in Apple che su, per tutti voi, il vostro amico Ciro Renna. Ma stupato non si può arrendere, una bellissima storia, e ve la voglio raccontare qui stasera, a parte Nuove TV. Regia. Buonasera, buonasera carissimo Ciro Renna. Buonasera, caro. Un applauso a questo grande personaggio, perché questa sera ci dà qualcosa di bello veramente. Il nuovo disco, diciamo il titolo. E strade Napoli che sta su. Puntini, puntini, Napoli che sta su, caro Ciro. Basta leggere il retro del disco, ci sono tutti i titoli con le canzoni che racconteranno le storie di tutti i vicoli di noi. Sono 10 tracce veramente belle, e poi tra queste tracce ci sono veramente grandi maestri, tra cui c'è il maestro D'Agostino, c'è Fiorellino, ci stai tu, c'è Barbato, ma ci sono veramente tanti tanti amici, c'è praticamente Mario Sarti, Golino, che bello. Poi ci stai tu, che sei il capostipite di questa, di questo disco. Ciro Renna è veramente un number one. Grazie, grazie, grazie. Ciro, raccontami un po' di te, della tua storia, quando è nato praticamente il nostro Ciro Renna, sempre artisticamente, io parlo sempre nella vita artistica dell'artista Ciro Renna. Nasco 4 anni fa con il mio primo brano che si chiama Quanto innamorato, diciamo, vai, vai. Fu tipo una rivincita, perché io ho scritto vari successi per tanti artisti e tu lo sai bene, no? Perché lo sei so di parte. Bene, lo so bene, lo so un bene. Giorno scrissi una canzone per me, che si chiama Quanto innamorato, scesi a Napoli e nel traffico di Napoli
su 50 macchine, 35 macchine suonavano il mio brano. Quindi, vogliamo salutare la GM, la MG di Giorgio Mascitelli. Giorgio Mascitelli, che verrà qui dopo, lo faremo entrare anche in diretta con noi. Diciamo che questa sera ci sono anche degli ospiti. Degli ospiti, no? Non svegliamo ancora chi. Paolo Pezzone verrà sicuramente, svegliamo. Poi c'è un altro con il punto interrogativo. Ciro, ti vedo sempre in forma, sei veramente un ottimo artista e c'hai grazie. Tanta umiltà. Te lo grazie. Dico io da, che ti conosco da una vita, sei veramente una bella persona. E complimenti, dietro di te c'hai veramente un bel staff. Ho scelto dei professionisti giovani come me che veramente suonano per amore. Sono bravi veramente. E poi c'hai un ottimo manager, grande amico mio. Grande Michele Santoro. Michele Santoro. Di questa persona che è stato contato di tanti artisti, ha scelto anche te perché c'è veramente un bel connubio tra te e Michele Santoro. Bello, c'è feeling. Molto feeling. E allora, carissimo amico mio, già vogliamo iniziare a cantare? Rena, io ho l'ansia perché ti voglio cantare una canzone che per me è una delle più belle del disco. Un pezzo molto delicato. Come si chiama? Stupato non si può arrendere. Che bello, D'Agostino Fiorellino, è vero? Sì. E allora gustiamo questa canzone per tutti gli spettatori da casa. 189 Campania, Basso Lazio, Molise, Basilicata e poi su streaming www.partero.tv. Questa sera un number one. C'è Ciro Renna. Scolo con me la tibata che aspettano, mani e mani creature non mi già permettere. L'avvocato marito che mi già convincere, ogni figlia è da mamma e si possono perdere. Ma stupato non si può arrendere. Quando vedo mi metto a chiagnere, sta camamma per tutta la settimana con me solo sabato. Mi volesse portare qualche volta a partire da Napoli, ma stupato non si può arrendere. Ogni volta che vedo crescere, pensa ancora una poca e ciò dico che storie fornisce. Ma non va mai fornire tutto bene da proprio papà. Un messaggio ogni tanto da voi un giocattolo, perché quella non voglia parlarmi a telefono. E mi sono ogni volta che pure a rumeneghe gli divenga a pigliare sta insieme con me. Chi stupato non si può arrendere, quando vedo mi metto a chiagnere, la mamma per tutta la settimana e con me solo sabato. Mi volesse portare qualche volta a partire da Napoli, ma stupato non si può arrendere. Ogni volta che vedi crescere, pensa ancora una poca e ciò dico che storie fornisce. Ma non va mai fornire tutto bene da prova, papà.
Ti è piaciuta? Molto bella, ottima l'interpretazione come l'hai cantata, ma ottimi anche gli arrangiamenti. Ecco. Arrangiamenti veramente belli. Complimenti praticamente al maestro D'Agostino, complimenti a Gianni Fiorellino, ma complimenti a te. Ci sono tanti, tanti sentimenti e sacrifici in questo disco, perché ci abbiamo messo 7-8 mesi e non è dammi, perché ci hanno messo tanto cuore, tanto affetto e tanto. Per scrivere una canzone io ci metto 20 minuti, pensate, questa volta ci abbiamo messo 7 mesi per fare questo disco. Quindi è una cosa bella. Vabbè, sì. Una canzone può nascere anche in 5 minuti, e penso che tu lo sai meglio di me, che sei una te lo posso confermare. E sei un grande dottore. Autore. Senti, io ti voglio chiedere una cosa, la soddisfazione più bella, artisticamente parlando, dell'amico Ciro Renna. Allora, ci sono persone che dicono sei bello, sei così, sei così. Io sono felice quando mi dicono sei bravo. Quindi, punto ad emozionare il mio pubblico. Ma tu sei tifoso del Napoli? Ovvio. Ah, questo ci fa piacere. Ma volessi portare qualche volta a partire un Napoli, dice la canzone, come potrei non essere un tifoso del Napoli? Adesso andiamo proprio d'accordo, non è neanche d'accordo, uso questo superlativo, d'accordissimo, e questa è la cosa bella. Senti, se io ti dico, a chi vuoi bene di più, tu che mi dici? A questa canzone che hai appena nominato. Che è bellissima, ringraziamo sempre il maestro D'Agostino. Parla di una ragazza che vuole sempre litigare con te. Cioè no, con te Renato, con te nel senso della canzone. Sì. Perché magari tu sei un uomo sposato e gliel'hai detto già prima, guarda che io sono sposato, quindi mo a chi vuoi fastidio? Che mi domandi sempre a chi vuoi bene di più. Lo quindi, sai la scelta qual è? Sì, c'è sì. Sempre lei prima di te. E diciamo che sono sempre canzoni attuali, che fanno anche nel commerciale, canzoni che praticamente che uno la sente sicuramente. Oggi bisogna adeguarsi, no? Su TikTok, quello che vogliono. Ma tu ami TikTok? Sì e no. Sì e no, però io per cose interessanti sì. Ma io penso tu sei più su Instagram. Per la musica sì, soprattutto su Instagram, che è importante veramente. Certo. E allora facciamo una cosa, signore e signori, adesso ci gustiamo questa gran bella canzone cantata. A chi vuoi bene di più? Tu a chi vuoi bene di più? Se io voglio bene la mia mamma, il mio papà e i miei figli, questa è la cosa più importante. Che bello, È vero? E a tutte le persone che mi vogliono bene. Vai. Signore e signori, è lui, Ciro Renna, a chi vuoi bene. Incazzata che storia rubata tra un po' finirà. Io forza già sta in nuova casa, non ci posso mandare la scusa. Stai facendo così già un mese, ma che posso fare? Ma perché chi sto cuore mi sbatte, perché l'è per te? Era meglio se tu non nascivi una volta con me. E non mi dicere più che la cassa è meglio. Stivammo sapore di vasa, a rubamma c'è nata carezza e ci amma ritirà. O sapeva la prima nottata, quando ancora non ti rispugliate, la ricetta fa impressa vecchiate, sto mi chiamerà. Tu giù saggi fa chi so ogni cosa per ciò fa sapere, ci mannassi poca lotta, dite che ho voglia di te. E non mi dice più che la cassa è meglio. Lo
chi vuoi bene di più? Che bella canzone veramente, sono dei testi bellissimi, come interpreta le canzoni e praticamente ha a che fare con dei grandi autori come D'Agostino, Fiorellino. Bravo veramente, hai scelto grazie. Bene, hai scelto grazie. Bene. Bravo, bravo. Grazie, bravo. Grazie, grazie. E allora andiamo sempre nel dunque con Ciro Renna. Tu hai detto a chi vuoi bene di più? Ma come artista, a chi vuoi bene di più? Guarda, io voglio bene tutti perché mi trovo con tutti. Ma qualcuno in particolare, c'è qualche amico artista? C'è il grande Gianni Fiorellino, c'è Ciro Rigione, c'è Paola Pezzone che fa parte della mia squadra. Sono le persone che vedo quotidianamente, tutti i giorni sono loro. Quindi voglio bene loro, vai, perché le frequento più spesso. Ok, e il cantante che ti piace di più? Ciro Renna. Ciro Renna, bravo. Dai, il nostro Senti, se tu dovessi andare un po' nel passato, diciamo, questi grandi artisti della canzone napoletana, sì. Sceglieresti, torniamo un po' indietro negli anni 60-70, Mario Merola, Pino Mauro, Mario Trevi? Eravamo proprio l'ultimo cassè. Quello più importante, perché di solito quando cerchi una cosa, apri il primo, apri il secondo, lo trovo sempre all'ultimo cassetto. E qui si trova la vera musica, l'ultimo cassetto. Mario Merola. Quindi non è facile, sì, Mario Merola, sì. Auguri a Mario. Mario Merola è uno che se diceva buonasera ti faceva piangere, quindi bravo Ciro. Ti dava emozione in tutto, pure se diceva fammi un caffè, lo dicevi in altra maniera rispetto a come diceva. E poi ha aiutato molte persone, ecco. Questa è una cosa bella. Allora io adesso ti volevo chiedere ancora una bella cosa, perché io leggo un altro pezzo, che adesso ci stai tu, c'è Renna D'Agostino, sì. Vasamo con tutta la passione. Perché allora questo brano nacque con il mio amico Marco Romano, che saluto, eravamo in uno studio di notte, da soli, e c'era il maestro Antonio Izzo con noi, che faceva dei provini, e feci solo il motivo, che faceva na na na, facemmo un testo, poi alla fine time tutte cose, e lo facemmo da capo con D'Agostino. E nacque in un quarto d'ora, 20 minuti questa canzone. Pochissimo, è forse una delle più belle del disco. E questo mi fa piacere perché sei parla di una ragazza molto bella ma con poco cuore, più bellezza e meno cuore. Ah. E infatti c'è una frase che dice: tu sei l'unica emozione, ma rindo cuore si valena. Quindi è una ragazza, adesso scoprirete il perché. Una ragazza che non amava, come stai dicendo tu. Non a tutti. Non aveva cuore. Non a tutti. E allora, signore e signori, questa sera con la presentazione del nuovo disco del mitico Ciro Renna, usiamo questa gran bella canzone. Vasamo con tutta passione. Bello. È il colore della pelle, cade favore più bello, sammi scaina l'uni stelle per far nascere a te. Tu sei l'unica emozione, ma in tuo cuore si veleno. E ti amore è un problema che non fai capita. Ci è successo mille volte che te un numero sbagliato, però quando ci hai chiamato per a mentire tu. Ma la roba mi è bloccata, la paura da pigliata, e pensate che tu pure mi devono ammurare. Ma è una nuvola di passaggio, mettono un giusto coraggio e fa amore con me. Nulla da sapere nessuno, cado pure muo bene, ma sta poco da partene pure a te la verità. Passione, è
questa veramente è una bella canzone, guarda. In pochi minuti hai fatto una grande canzone, complimenti veramente. Basta, purtroppo ti piace la storia? Mi piace, veramente una ragazza che non ci aveva proprio cuore, però secondo me era bellissima, questa è la cosa, è l'interpretazione del testo, è vero? Lena, che dici, presentiamo il primo ospite? Sì, perché so che è una bella principessina, è brava, è bella, è pulita, è anche una grande artista. Chi è questa grande artista? Paola Pezzone! Paola! Accomodati, vai. Buonasera a tutti, ma da Pazzolano bacio, augurissimi. Grazie. Soprattutto in bocca al lupo. Ma hai avuto disco? In realtà no, io non ho avuto il disco. Una a te, una a Raffaele. Esatto, ma ne arrappinciniamo, si non c'era. Quindi... dovinile, allora sta fischietto. Mamma mia, che bello. Ma pure sulle sedie volete farmi sembrare più basso? Ti alzare un po'? No, vabbè, lascia stare, dopo facciamo qualche guaio. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Allora. Per me non è una grande artista, è di più. Quindi... è un onore averti qui con me stasera. No, ma poi sono... tutte e uno, però averti qui, è dai, vero, vale no, il doppio. Sono tanto felice anch'io di presenziare questa sera e come già ti ho detto prima ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Infatti. Sono contento di stare qua. No, yeah. Bello, come devo fare? Allora mi metto in croce dalla mattina alla sera. Dovete sapere che oltre diciamo al rapporto amichevole che c'è ogni volta che ci incontriamo in uno studio di registrazione o per lavoro... Guarda che sta vicino. Mamma mia, mi mettono proprio in croce. È finita. Però dai, è un piacere. Quindi grazie per avermi invitato. Grazie a te. Grazie. Rena, magari non parlo più. Rena, no, dove no, sei? No. Sto ascoltando Paola, che veramente è una bella persona. Devo dire grazie. Una bella artista. No, volevo solo chiedere se Paola deve cantare, ci devono passare dei pezzi qua perché non ce l'abbiamo. Va bene, allora dopo casomai li prepariamo e... Mi fanno un po' amore proprio provvisorio, allora prima cantante. Allora Paola, che ne pensi di questo personaggio, Cirolina? Che ne pensi di Cirolina? Che ne penso? Ah, secondo me è troppo alto, no scherzo. Infatti mi è abbastanza un po'. No. Ciro è un ragazzo che diciamo si è subito... Non preoccupo quando capisci. No, si è siamo subito in diretta. Ambientato in un modo molto bello, pacato, però pulito, canta bene, suona, che oggi è una cosa che vale molto per un cantante, quindi si fa le cose sue. Meno male. Da fastidio, già l'ho detto che dà fastidio. No, sono felice per lui e quindi niente, è un ragazzo per bene. È bravo, è un buon uaglione per tutte le persone che ci stanno seguendo. La parola già perché è un buon uaglione. È un buon uaglione, ve lo dico io. Senti Paola, poi lui prima ti ha citato, perché io dico, ho detto la cantante che ti piace di più, che vuoi bene di più, ha detto te. E questo è proprio forza, facciamo parte della stessa squadra, si faceva nato non me. Era quello. E l'uomo sei, no, però. No, ci credo. Instagram, ci credo. Faccio una bella domanda a Cirolina. C'è dai. Tantissima stima. Mi sta capito come sta Fabiana. Che ti posso domandare? No, come ti senti? In questo momento, cioè hai presentato un nuovo disco con Fiorellino, cioè ho avuto la fortuna di lavorarci anch'io e, rispetto al primo disco, io parlando di me ho notato una grande differenza di voce, di stile di musica, crescita. Tu come l'hai avvertita questa sensazione? Diciamo nello stesso modo che l'hai avvertito tu, perché sai come funziona quando fai un disco da un maestro come Gianni. È dura ma è divertente nello stesso momento, perché più non dura è facile, che divertente infatti quindi ho scoperto cose di me che non conoscevo. La stessa cosa, quindi... io uguale, vabbè, quindi niente, la stessa siamo sensazione, sulla stessa strada. Vabbè. Ciro, rapporti con i fan? No, ma un bellissimo rapporto, anche se il nostro lavoro è molto particolare, non è facile a volte dopo cantato farsi le foto con tutti, però noi cerchiamo sempre di soddisfare tutti perché comunque ci acclamano e dobbiamo ricambiare in un modo, no? Sempre. Poi Ciro è anche molto social, devo dire. Molto. Sto sbagliando. Molto oggi social. L'anima del commercio è quello, si no? Pubblica, va in palestra, poi dalla palestra fa vedere che sta studio. Va con McDonald's, sì, tantissimo McDonald's. Un dettaglio, loro ne sanno qualcosa. La fortuna poi che dici mezzo di metro, in un pozzo tutti hanno McDonald's. Chiediamo a Paolo progetti per il futuro, per Paolo Pezzone. Ma per il futuro, io te lo dico un progetto, no? Ma non è proprio futuro, è tra 15 giorni, tra 10 che giorni. Bello. Sono in concerto alla Casa della Musica, al complesso Palapartenope di Napoli. Complimenti, quindi... so che è quasi sold out e questo è bello.
Il tutto è curato da Gianni Fiorellino, la direzione artistica è la sua, prodotto dalla MG Production di Giorgio Mascitelli, il nostro produttore che salutiamo. E niente, il tempo stringe. Ci stiamo preparando perché veramente ci abbiamo messo l'anima in questo progetto. Siamo umili, e speriamo stiamo facendo di... belle cose. Stiamo facendo belle cose. No, speriamo di non deludere tutti i nostri. Ci sarà tanta professionalità, qualità e professionismo. Questa è una cosa importante. Grazie. Di tutto lo staff di Giorgio Mascitelli. Grazie. Adesso una bella persona, ha scelto degli artisti veramente professionali. È vero. Poi devo dire che la cosa bella di Giorgio è che non se li sceglie magari già firmati o già presenti in quest'ambito. Noi siamo tutti ragazzi venuti praticamente dal nulla. Bravo. Io facevo i piano, Barciro ha sempre lavorato con la musica, ma diciamo scrivendo canzoni per gli altri. Quindi sì. Giorgio ha sempre puntato su ragazzi che non hanno mai avuto a che fare con questo ambiente, e devo dire che giorno per giorno, impegnandosi tantissimo, ci sta riuscendo. In un modo o nell'altro noi stiamo cercando di farci conoscere, di portare, di condividere la nostra musica comunque con le persone che ci seguono, e niente, ci impegniamo. E spesso ci riusciamo. Vabbè, però per scegliervi già avete qualità, questo è importante. Oltre che tu facevi piano bar, e lui scrive, e questo è importante per voi ragazzi, voi giovani. È vero. Ma dalla regia è pronto, amore, sì, provvisorio. Siamo pronti, canta pure Paola. Allora te la dedico. Prendo un caffè, va benissimo. Vai. Io te la canto. Vai. Paola Pesone e poi dopo ricontinuiamo in questo discorso. Amore provvisorio. Amore vai. Provvisorio, Paola Pesone, number one. Accettare l'amore era un sogno diverso per me. Quando lo incontro per strada comincio a tremare, arrossisco di più, non so più fingere. Quando sto solo in da casa mi guardi in due specchi e mi riga perché non può succedere niente, pochi anni e sto malo per se mia madre di quello che sento potesse morire. Ma mamma aiuta me, per amore senza vaso, senza appuntamento, senza mai una rosa. Pure rinde su una notte, si me la carezza, tremme amore da paura. Isso da non sape niente, e a me sto sentimento mi distrugge rinde. Credo potesse sapere, ma non aiuta me. Un amore senza vaso, senza appuntamento, senza mai una rosa. Pure rende su una notte, si me la carezza, tremme amore da paura. Isso che non sa niente, e a me sto sentimento mi distrugge rinde.
questa è una delle mie preferite. Va bene, brava, ti è piaciuta? Brava. Che brano, brava, ragazza. Complimenti e secondo grazie. Me a Palapartenope, come dice a Napoli, scassa. Speriamo, senza grazie. No, ma sicuramente. Senza dubbio. E allora Ciro, parliamo un altro po' di te. Vai. Che tu c'hai questa bella ospite vicino a te, questa bella amica che fa parte della produzione di Giorgio Mascitelli, che lo salutiamo, che tra poco arriverà anche lui. Ma tu ci vai al concerto di Di Paolo, no? Certamente, certo che ci vado. Ma anche tu voglio sapere qualcosa di No. Ma solo Paola. Sì. Però abbiamo progetti in futuro non che non possiamo svelare. Non vogliamo svelare te. Adesso tra poco arriva un'altra bella canzone. Sul Rindulit. Scritta con Franco Desiré. Lo salutiamo, Franco. Ci sta anche Sparanero, sta scritto Sparanero. Possiamo fare anche un'altra cosa, nel frattempo che Paola già diciamo è tanto che è qui con noi. Siamo un altro po' con Paola, canta un altro pezzo Paola e poi dopo facciamo le finiamo con le mie. Vabbè, no? Io però resto sennò perché voglio ascoltare il resto del disco. Certo. Va bene. Sì, ma nel frattempo perché non me l'autografi? Mentre io ti canto quest'altra, tu mi prendi un bel come disco. Come tra poco si mi manda a scuola e te capendo a male, ringrazio a te Paola. No, voglio un autografo tutto per me. Beh, e poi, capito? Nel frattempo io ti canto quest'altra canzone. Vabbè, quale mi canti? Regia, te voglio? Te voglio. Va bene. Vai. Me lo firmi il disco? Vai, te lo firmo subito. Vai, te voglio. Tu firmi e lei canta. Vai. L'indifferenza è una parte di te, giorno per giorno ha cambiato anche me. Lasci morire le cose che fanno un umore. Dove è finito quell'uomo che so, con quel bisogno di stringermi un po', con l'indoletta si addorma, sta amore fornuto. Siamo sagome senza vestiti, una coppia senza dignità. Tu che ormai mi ami senza amore, io che non ti lascio andare via. Tu
Prego, madame. Grazie, che bello, mamma mia. Ma guarda, ti bellissimo. Pizio Agione, eh? Ah, allora, posso leggere quello che hai scritto? Per mia sorella Paola Ciro Renna. Grazie, con l'applauso forte. Grazie. Ah, ma come sei bello andarsi in fotografia. Un livello è alto. Fotomodello. Bello, 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 grazie. Grazie mille, grazie, sono contentissima. Dopo grazie me lo sento pure. Va bene, lo metto che in poi macchina. Già la conosci, che è stata con sì, me. Sì, sì, però è più bello mettere il CD in macchina. Finito, infatti. Hai capito, è un'altra cosa. Ah. Esatto. Allora, ti lascio alla tua puntata. Però devi stare lì, mi devi ascoltare. No, io non me ne vado. Ti va lascio, bene, diciamo, qui. Un bacio pure a mio fratello Raffaele, a certo, tutte le persone che vai, ti curano. Vai, li salutiamo. Che mi cura, che mi sopporta, un altro che mi cura. Non volevo ricini, la fattrici da te, capito? No, 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 io ammetto di essere un pochettino insopportabile. Ciro, io ti ringrazio. Fa parte degli artisti. Immensamente, questo disco è bellissimo. Tanti auguri, in bocca al lupo per tutto. Credimi. E non smettere mai. Ti auguro di non smettere. Quello mai. Che auguro a me lo auguro a te. Ti voglio bene, un bacio. E pubblicizziamo questo tuo spettacolo. Sì, certo, vi aspetto il 17 aprile alla Casa della Musica, al Complesso Palapartenope, sarò in concerto. Non mancate perché non potete mancare, cioè un fatto che non vi potete proprio perdere, quindi vi aspetto là. Paola, grazie. Pesone, grazie all'artista Paola Pesone, veramente una bella persona e complimenti per questo 17 che a volte dice 17 corte sfortuna, invece non è vero, non è vero, non è vero. Brava Paola, complimenti, grazie a Paola Pesone e carissimo amico mio. Vogliamo continuare, che dici Ciro? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Allora adesso ci sta Sulle Rindolette, che è una bella canzone, io già l'ho sentita. Testo mio, musica di Franco Desiré Sparaneo, che saluto con grande affetto perché per me è un fratello maggiore, siamo cresciuti insieme. Questa canzone Sulle Rindolette, Polici, qualcosa di Sono innamorato di te Sulle Rindolette, perché già sono sposato. Con la arrivato il nostro grande Giorgio Lascitelli. Siamo l'applausone! E allora vogliamo ascoltare questa bella canzone. Questa è la sua preferita, piace tanto a Giorgio questa canzone. Piace anche a me perché ce l'ho ascoltata, ti dico la verità. Vai, va sono innamorato di te. Allora, Sulle Rindolette. Bella canzone, number one. Vai. Sulla una mezz'ora insieme a me. E non ti prometto niente, sai che avvenne prima di vesti in fretta e te ne vai, poi fai cose le creature che mi mettono in deva. Si può stare con me, ma raccomando non ti fa fare, stiamo a rischiare che sto tu sai già che a che ora non ti posso accontentare. Sono innamorato di te, solindoli forse perché sta gamma fai rispetto, anche se l'altra nonna non sa darmi un po' di più, non ti scorda che quella mia moglie ti ha ricordato da me. Venga a pigliare, sto venendo giusto tra, fica mezz'ora può aspettare. Purisco morene senza te, cresce forte in pietà, voglia pazzi sta insieme con te. Guarda che tale, e sto lasciando in mezzo a parte me, perché che l'ade non l'ha da sapere. Avonore spartorietta insieme a te. Sono innamorato di te, solindolette. Forse è perché sta gamma fai rispetto. Anche se l'altra donna non sa darmi un po' di più, non ti scorda da che la mia moglie ti ha rivoltato da me. Sulla pelle vita mia
sulle rindolette. Bravo, bravo, bravissimo, complimenti. Ricordiamo sempre il titolo dell'album, caro Ciro, dai. Sulle rindolette. In strada di Napoli. Esatto. Il palcoscenico. Con 10 tracce veramente molto bello, so che questa sera ci sono veramente tanti ospiti, ringraziamo sempre la tua produzione di Giorgio Mascitelli che un abbraccio forte. Cosa c'è dopo? Allora dopo c'è un altro pezzo bello che si chiama Facce che il cavuto D'Agostino Renna a Barbato. Sì, salutiamo anche a Barbato, salutiamo al grande D'Agostino che sta qui con noi, D'Agostino. E poi salutiamo tutti questi grandi personaggi, a Gianni Fiorellino, ma ce ne sono tanti. Gianni Fiorellino non lo so se viene stasera perché mi ha detto di no. Va bene, vengo io. Però Gianni, non lo so. Veloce, sei arrivato. Eccoci qua. Il mitico. Rompiamo il ghiaccio. Buonasera ai maestri, buonasera a tutti quanti, a te. Allora. E cosa hanno mai? Cominciamo come al solito. Iniziamo già a ragionare. Vicino a te Maggio Baradacciani. Sei più alto pure seduto. Con te Maggio Baradacciani. Va meglio così. Mi sono abbassato un po'. Sandoro, sì. T'apposto. Sandoro, come dire? È perfetto. Io non vedo come. Noi tanti spezzi di quello, però. Beh, già, ma si possono abbassare leggermente le luci perché sto spolleggiando, non è per altro. Io stasera sono venuto qua con la neve nella tasca. Ok. Perché noi siamo degli come dire. Per me dei... già è un onore. No. Pure per 3 minuti. Noi artisti, e lo sai pure tu, siamo, come dire, vorrei trovare la parola giusta. Non schiavi della musica, operai della musica, e quando Massi ci chiamo ne amma corre. Io sono molto rispettoso verso la gente, verso chi mi chiama, e in poche parole posso stare poco tempo con te stasera perché con te sono tutte siamo tutti i giorni insieme perché lui. Ho un altro impegno lavorativo dopo, sì. Che mi vede insomma già adesso in ritardo, ma non è un problema, non potevo non passare da te. Ciro, c'è una bella persona vicino a te, un grande maestro. Vabbè, no, non c'è bisogno di un grande Gianni Fiorellino. Ciao Renato, prima ti cercavo nell'aria, ma non. Sto in regia, Gianni, complimenti per questo successo che hai avuto al Pallaportello, perché sei veramente bravo. Si parla sempre di te perché c'è tanta umiltà. Questo è un problema. Che si parla sempre è un problema, che ho Mascitello sempre sparagnaccio assai. Capito? Fa parte del gioco. Senti Gianni, che ne pensi di questo ragazzo? Infatti. E che ne pensi? Io già l'ho detto un sacco di volte prima di oggi. Quest'oggi c'è il suo disco che è una mia creatura, questo album, perché innanzitutto ci siamo divertiti a farlo. E l'ho spiegato anche prima, l'ho detto già prima. Si è creata un'atmosfera bella, divertente. Lui è uno bravissimo a fare le imitazioni, per esempio. Mo sembra da imitare pure a me quando faccio le cose con pianoforte. Non è facile, ci sto lavorando per. No, è bravissimo. Faccio 5-6 anni conservatori e poi. No, è bravo perché faccio l'imitatore. No, ti rubi il mestiere assolutamente. Ah, come cantare? Ok. Come cantare? Fino a mo mi hanno solo copiato, non ho mai copiato a nessuno. E poi è bravo, canta bene. Allora, venne Mascitelli da me e mi disse molto tempo prima, quando mi portò Paola. Tu a fa venire un po' circa, perché io sono convinto che quando viene chi le ti piace, ti ricordi? Perché chi li scrive, o già veramente, fallo, cioè venite un po'. E poi la cosa morì così. Alla fine avevi ragione. Devo dire la verità, oggi sei tra i miei migliori amici, soprattutto. Ogni tanto chiamo a fare qualche canzone, perché mi dà una mano pure a pensare, mi dà una mano pure a fare canzone. Quindi voglio quindi, dire... Non cioè, è da tutti, Desiree, ho un privilegio, Desiree. Ha rilasciato. Hai fatto, ma crei. Che crei? Hai fatto. Il è D'Agostino, non è Desiree. Ma lo sta. E una di per un'altra. Salutiamo il maestro D'Agostino. Stanissa e Sandoro, per il dottore qua. No, dai, si è abbiato Cambriano, è là. No. Una tua. Siente, Fischietto pure ci sta, Paola Pezzone pure c'è. Tutti quanti. Una bella squadra, che sia la squadra di Napoli, una squadra vincente, quella di Mascitelli. Scitelli è furbo. Ma sto padre non so. Artisticamente Mascitelli. Allora, io con Giorgio ho fatto un sacco di cose belle, forse tutte le cose che abbiamo fatto. Tutte le cose faccio tutte belle, sì. Molti anni fa lui ha iniziato con un primo disco con me e con D'Agostino. E poi da là il secondo, e piano piano. Poi ti ripeto, mi porto Paola, di cui io artisticamente me ne innamorai, e quindi abbiamo seguito tutto questo percorso. Ma quando ho conosciuto a te? Io il 18 la blocco, tu poi dici, 17 sera finisce lo spettacolo, glielo faccio, 18 mattina, io blocco te e Raffaele pure ti blocca. Come? Mamma mia, bella. Cioè, e poi tu adesso, io volessi una cosa a te. Vai. Che tu potessi pensare che da grande... No, che già si grosso, ma da grande, tu sarai uno tra i migliori di Napoli. Tu li hai pensato?
perché se lo pensi, non è oggi, non è di mano, non è stasera, tu bello e buono piglia e mi fai la sorpresa che diventi re di Napoli. E non mi stare cielo, non se ci credi. Bella soddisfazione, che, guarda che belle parole. Perché io ci credo, però tu sei bravo, sei pulito, scrivi bene, canti bene. E poi ti sposi pure a breve, sai? Adesso no? Che me lo dici tu, ci credo di più. Eh no, che bisogna... no, vero che mi sposo. La... Ciro, sai una cosa? Io... Ma dove? Ma chi sei? Dove? Sì, ok. Ciro, ti posso dire una cosa? Io sono stato uno dei primi a presentare a Gianni Fiorentini il suo compleanno. Veramente? Io e Gianni Simeoti, ricordi Gianni? Mi pare l'anno fa, sì, mi ricordo, sì. Quando poi Gianni ha fatto, diciamo, ha compiuto 18 anni. Ma l'ha fatto 41, devo dire, tanti, tanti anni fa, che bei ricordi. Senti, il migliore pezzo per te qual è? Non è facile scegliere, però secondo me è Stupato non si può arrendere. Ma l'hai cantata già? Sì, per due, per secondo. Per secondo? Ma lo fa cantare da voto? Ma vuoi mi fa così? Ma può cantare da voto? Sì, sì, sì. Da compagni. Però ci fatto una bagarì, ho poco lo trasposo. No, levelo subito, sposo, perché non aspettassi il vizio. La portiamo subito. Vai, la minore. La minore mi però. No, la minore qua. Ah, se me la minore, o risulta casa solo. Questo do maggior mi. Re minore, ci viene lì nasciuto un bazzino. Maestro, ma si apre qua. Aspetta, allora. Prendo questo, vai, prendo questo qua. Così poggio questo, io questo. Stupato non si può arrendere, Fiorellino, D'Agostino, canta praticamente. Allora, me lo aprite? Sì, non c'è qua. Sì, adesso sì. Vorrà scuola con me, la di padre che aspetta. Ma le mani creature non m'ha già permettere. L'avvocato marito che mi ha già convincere. Ogni figlia da mamma si possono perdere. Ma stupato non si può arrendere. Quando vedo mi metto a chiamare. Sta che mamma per tutta la settimana con me solo sapere. Volesse portare a coppa da partita non apre. Ma stupato non si può arrendere. Ogni volta mi metto a chiagnare. I ricordi in tuo cuore se non sto, se faccio difficile. Non è una canzone, è una poesia. E voglio un applauso forte al maestro D'Agostino. E qui con noi. Ma stupato non si può arrendere. Ma questo funziona? Sì, ti sento. Renato, c'è questo a posto? Dovrebbero sentirti. Renato, no. Funziona? No, 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 no. Si sente Renato? Sì, ti sento, ti sento. Ah, ok, ok, ok. Okay, te lo do, vieni Enzo. Come fa? No, io niente. Io sono stato catapultato qua dentro. E non è un piacere. Come? Grande maestro, facciamo un applauso al maestro. Ciao Renato, buonasera, buonasera. Buonasera, grande maestro. Voglio fare solo gli auguri di Pasqua a tutti che ci stanno vedendo e a te un grande in bocca al lupo perché crepi. Hai una carriera davanti come barzellettiere. Sicuramente va cannanzi. No, perché lui. No, no, no. Peggio, allora, ma allora voi dovete sapere che a destra e a sinistra, in alternativa a Gianni Fiorentini, quando facciamo le canzoni, io ho l'alternativa che Ciro Renna. Quindi è anche un grande autore. Se no io non ce l'avessi mai in canzone con te. Ma come si vede? In bocca al lupo per tutto. Scrivere le canzoni con D'Agostino è come giocare a calcio con Messi. Quindi... Esatto, apposta. È la stessa cosa. Bene. O Massimo, mi viene a capo. Maestro Giorgio Mascitelli, grande produttore. Hai microfonato, no? E manager. Allora, io mi volessi trattenere tutta la serata con te, però mi ha capito. Stiamo tutti giorni insieme, mi basta. Stiamo tutti insieme. Io però voglio dirti una cosa. Voglio estendere questo invito a, in presenza di Giorgio. Non è niente, è una cosa così. Però io il 15 di luglio... faccio la base NATO, canto, okay. Faccio questo concerto bellissimo alla base NATO. Ma era c'era arrivato, c'era arrivato. Ad Agnano, cioè a Bagnolo, un concerto bellissimo, sono aperte le prevendite 2 giorni fa.
E mo, quando faccio i spettacoli sto sempre attento a come li faccio, perché mi piace lasciare un segno, no? Perché per la prossima volta uno ci ha dato un avvenire. Quindi credo che sarà pure questa una bella esperienza. È un posto pure quello, fa 3-4 mila persone, è grosso, eccetera. Poche parole. Io già parlo con te, se voglio fargli fare un pezzo al concerto a, alla base NATO, o devo parlare con lui? Vabbè, stai giocando facile, perché con me lo sai. Tutto quello che dici tu. Oh, fra i soldi ci sono, mi chiama proprio, perché da città all'inizio e cosa hanno poi. E li soldi a Maduta Agostini. Se può fare, vuoi venire a domenica? Già sto là, ma va bivù. È vicino a casa. Allora, gli artisti tuoi quella sera da me sono due. Ciro Renna e Paoletti. Grazie, ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio anche faccia, per... Se vuoi venire. C'è Paolo, stai in piedi, io sto seduto. No, no, mo si alzato. Paola, vieni un attimo, vieni. Perché è bello. Allora, maestro, questo giovani, è il disco, l'ha fatto la micro mille arrangiamento. Desiree. Mi desidero piace. No. Ma tu, io, stai in piedi. Giovani bisogna farli emergere, perché i giovani... A me un lavoro mi è fornuto, non è... Cioè, Mascitelli ha fatto quello che devo fare, io ci ho fatto quello che era fare, devono camminare loro, no? Un lavoro mi è fornuto, potete Gianni, sicuro dire arrivederci e grazie. Però mi fa piacere che voi siate sempre più illuminati, se posso, nel mio picco, che io voglio bene veramente. Grazie Gianni. Gianni, non volevo farti ringraziare pubblicamente, perché ti faccio sempre privatamente. Al di là, ragazzi, che è un grande mio amico, che io stimo da tanti, tanti anni, però volevo ringraziarti veramente, perché cioè, quando vengo a te sto a casa mia. Lo puoi dire forte. Pensa a me, è un freddo un collo, guardi, in diretto, ma stava ne. Lo sai. E tu lo sai, io sono uno vero, sincero, quindi non è che mangiamo da qualcosa. Assolutamente. E ti ringrazio per come mi hai trattato Paola, che lei è felicissima. Un attimo, va bloccando. Solo che stanno problemi che non se ne vuoi più, e quindi ti chiedo scusa. Sì, ma parli con Raffaello, per il primo che le ha da fa. Mentre ti voglio ringraziare anche per Ciro, perché Ciro merita, e tu mi hai sempre detto che Ciro è un bravo ragazzo. E al di là che è un bravo ragazzo, può diventare un grande artista. Ma ce la farai con lui, vedrai. Allora, io vengo a tutte e poi da Costino, oramai è chi le ha mandato di tutto manere. Quindi... Ancora va già più già. Che allora, chi c'è Gino? Modena qua. Io faccio i film a noi, gli abbiamo regalato. Modena qua. E lui Pasqui ce l'era. È arrivato di questo voi. Sta arrivando. Sta qua. Sì, sì, sì. Ma che ci devo? Ma la andata diretta, sti cosa. C'è cambiato uno. Hai credo, si regala. I guess ti ho portato come omaggio. Gianni, ti liberiamo perché tu devi andare a lavorare. Ci vediamo. Nanni, si abbaccia il proprio dall'11 fino al 17, perché tu c'hai il concerto più bello dell'anno. Da Costi. È più bello lui, è più bello il tuo. Vai. Ciao, bro. Bocca al lupo. Viva il Ciro Renna. Oh, no, già lo sta. Okay. Ciao, Gianni. Ciao. Amo. Senti, va vicino a me. Da 2 minuti, ah, 2 minuti vicino a me. Reggi, adesso voglio sapere una cosa. Voglio sapere, Giorgio, che ne pensi di me? Ciao, cosa penso di te? Sì. Ma mi sento tutto parte. Si sente, Giorgio, in TV? Sì, si sente, ok, sente. Cosa pensi? Cosa penso di te? Al di fuori della musica, però. Ma io vorrei raccontare, no? In poche parole, come ci siamo conosciuti e te. Diciamo che io e te ci conoscevamo solo tramite web. Esatto. Giusto? Io ti seguivo a te e tu seguivi a me. Poi tra amici, ma quando tu pigli a Ciro Renna, a me facevano da produttore. E loro dicevano, quando tu vai con Giorgio? C'era ma solo un contratto. Ma ricordi che stavi con un... produttore che comunque lui non era bravissimo uomo che salutiamo tra l'altro attimo, e mi dicette una cosa a me, mi dicette trattami il buono a Ciro, quindi là ti fa capire che comunque nonostante la tua divisione con quest'uomo c'è sempre stima, bravo, e io voglio che questa cosa fra me ti rimane per tutta la vita. Ma io rimango tutta la vita. Oggi rimane, se non stiamo più insieme voglio sempre che tu mi vuole bene, ovvio, a casa mia sta sempre aperto. Stiamo sempre noi. Sempre. Tu lo sai. Poi artisticamente non posso dire niente perché sono che parte. Quindi però dico così. Se ti faccio nuovo basta che metti a cantare se risolto. Bravissimo. Questa è la mia... Però per me sei uno dei talenti più forti di Napoli. Grazie. Per me. E lo so. Giorgio, come l'hai conosciuto a Ciro? L'ho conosciuto tramite social e poi una volta io ho organizzato un evento, una festa di piazza grandissima a Ponticelli e esistevo sotto palco. Ora che girare. Senti, ma tu sei Ciro Renna.
E ti sì. Mettini basa più. Mettini a Dina Pennetti, c'è. Ma capienda mai. C'è ti, ma perché? Era il mese di luglio. Ma c'è stavano 10.000 persone, pensa, no? Era il mese di luglio, io per andare a prendere la Pennetta dalla macchina, feci tipo 500 metri a piedi andare e torno e tutto. Bene, ma ricordava faccia su. Ma perché? Ero felicissimo. Ero faccio andare. Mi ricordo come se il setup appi la Pennetta e va c'è andare. Che bella soddisfazione di andare. E la, cioè, la fu il primo incontro, sì, sì, diciamo. C'è nato il primo incontro, il primo conduttore. E non ero ancora un suo prodotto, figuratevi. Sì, sì, non stava con me, diciamo, stavo con Antimo all'epoca. Sì, 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 sì. Diciamo che ha scelto un grande produttore e Giorgio ha scelto anche un ottimo artista, devo dire la verità. Grazie. Tutte e due. Grazie, Renato, grazie. Grazie, Renato. Prego, prego. Come fa, snico cosa? Sì, molto canto che la laga ti piace a te. Vai. E faccio che lo capo tu. Faccio che lo capo tu. Renna Barbato d'Agostino. Mi può pure perdonare, e vinciuto ho visto qua tutte le sbaglie che ho fatto, me le fatte già papà. Non voglio più pensare che sta voglia mi va sa, non ha tiene tale quale come tre settimane fa. Non mi metto manco scorre che ogni pura innanzi a te i casoni innamorati quale scorna c'è te ne e faccio che la cavo. Basta che non me lasse più, di me la guida già giura, di non mi sparte più amica, rimane tu l'unica femmina. Senza paura insieme a te, il mamma va a favore, e si ci vede ne va sa. Sai, compagni miei, stanno avvisati, amore mio. E chi si mette contro lui, se sta mattina contro te, nessuno più ci può far sbattere. E solo che sta verità, rimane di se va a parlare. Saccio domani non mi grido più, t'hai fatto male assai. E forse pure posso dove facesse l'ale qua a te. Ma stavolta è diverso. Stavolta sto qua. Sto qua perché senza te non ci sta niente attorno a me. Ma se stasera non torno insieme a me, tutti i sbagli che hai fatto non sono niente. Perché io sbaglio più grosso, lo stai facendo tu. E faccio vedere la voce. Basta che non me lasse più, prima la chieda già giura, e non mi sparto che a me da, rimane tu l'unica femmina. Senza paura insieme a te, il mamma mai va a vedere, e se ci viene ne va sa, stava tu. Una pisata amore e chi si mette contro noi se sta mettendo contro te nessuno più ci va a far sbattere e solo che sta verità rimane di se va a farla. Thank you.
faccio quello che avevo tu. Una bellissima storia complicata, ma molto bella, molto molto. Tu dici come fa un bazzi. E lo so, tu l'hai vissuto da là alla sera. Cagnata, la cugiata. Mettiamo sta canzone, perché la cagniamo sto test. Renana, quando mi ricordi, ci è pronto o dischi? Paolo, mi sono detto dischi? Secondo me non è pronto. Ti dico che è anche una buona penna, eh. Ricetti ci riusciamo, c'è sta buona, aspettava una canzone, una canzone, otto canzone. La ricordi? Ma gli facciamo fare un concerto anche a lui, o no, Giorgio? Sicuramente. Perché merita sto ragazzo, sicuramente. Ragazzo e canta bene. Grazie, e Renato. E poi ha scelto bene, Cicolì, hai scelto bene, sei un uomo fortunato. Ci siamo scelti bene, no? Perché Giorgio Mascitelli ama i bravi giovani e gente che cantano bene, perché lui, come ha detto Paola Pesone, li scopre, va? È uno che scopre talenti, è vero o no, Giorgio? Diciamo così. C'è una parte di Giorgio che non tutti conoscono. Giorgio, ragazzi, quando sente anche solo un provino, si emoziona più di me, forse. Questo è vero. Questo lato non lo conosco. Ma lo vogliamo fare un grande saluto? Sì. Al tuo manager. Grande Michele Santoro. Il grande Michele Santoro, ragazzi. Michele Santoro, sì. Che tra l'altro diciamo che ti ha completato. Ho trovato non solo un manager. Tu trovi tutto quanto, ma però come manager... Sei un po' particolare, un po' come tutti gli artisti, sì, però non è che sei solo. Sì. E diciamo che con Michele hai trovato la strada giusta. Mi trovo non bene, benissimo, perché mi tratta come un figlio e io lo tratto come un papà. Te ne chi lo fatti che bella e pure vedo tutto il contrario. È lento, eh? Ma perché? Non lo so, ma slavismo. Vabbè. Michele, un saluto mi leva ne affacca in diretta a Cile. Yeah. Ti voglio qua. Ci riusci dove può fare. Vieni. Vai Michele, vai. Michele Santoro. Facciamo un applauso a Michele, vai. Ragazzi, lui si emoziona. Guardate poi gli occhiali godrà. Ecco. Diciamo due parole belle a Ciro, vai. Sono onoratissimo di far parte di questa squadra. E onoratissimo di rappresentare lui perché è un bel artista e ci credo. Chissà, voglio tutte cose, lo bacio. Pratico e veloce. Grande Michele. Grazie. Penso che non deve dire nulla di più, no, hai tutte cose. Ciro, io ti lascio... Va bene, continuiamo a cantare che abbiamo quasi finito. Vai. Ma qualamo, qualamo. Arrivederci. Ma qualamo. Rock, rock, rock. Ma qualamo, signore e signori, Ciro Renna. Stai cercando ancora di spiegare, non ti voglio sentire parlare, ma sei asciuto pazzo, vuoi pazzia, ma qualamo. Rimmo tu qualamo ci basta, come ti potessi perdonare, chiama chi tu voglio vedere, se non fanno tale qualamme. Non l'essi mai creduto, averti spugliato, se proprio tu che parlo, sta parlando nato, tu puoi capisci che ha detto abbracciata nato, mo dici senza scurne, se sta cagnando mun, non si mai stato veri che anni per recitavo, ma quale innamorato, una stronza esagerata, e mi stringivo male, perché non lo sapevo, rimane l'assettato, non veni vicino. E devo lo sto cuore, se fai sentire il profumo. Non va se l'esse pure perdonate, ma rindolette nate, non dirà mai spugna. Guarda che mi hai fatta diventare, mi è rimasta sulla dignità. Non mi posso venire per te, ma non ti metto scorne qual'amore. Non l'essi mai creduto, averti sbagliato, se proprio tu che parlo, sta parlando nato. Tu puoi capisci che ha detto abbracciata nato, mo dici senza scorne, se sta cagnando mun. Non si mai stato veri, gli anni per recitare, ma qual'innamorato, una stronza esagerata, e ma stringivo. Non veni vicino, è debole sto cuore, se fai sentire il profumo, non va
Ma qual amore? Ma qual amore, diciamo che c'è sempre il maestro D'Agostino. La canzone preferita di Maria Rosaria, questa. Bella veramente. Adesso arriva un'altra bella canzone che tu sicuramente la dedica a tutte le belle donne. A più belle le femmine, ma in queste donne c'è una in particolare che si chiama sì. A più belle le femmine. La vogliamo cantare subito così? Sì. Vai. D'Agostino Fiorellino. Questa ti piacerà, Nena? Questa ti piace a te? Perché tu sei un po' frizzantini, capì? Il femmine piace a tutti. Vai. Guardate, l'ora in due specchi come passano, chi su rossetto ti fa vincere, pasti guagliuna si una favola. Crire me, si una modella nata a Napoli, con un carattere difficile, perciò guagliuna si grazie. Guarda, ti faccio i miei complimenti, veramente molto belle, tracce più belle dell'altro. Nel frattempo la tua preferita resta sempre quella, allora passiamo con tutta passione. Però io voglio sapere questo titolo che tu hai detto, Strade di Napoli, che sta su, perché hai dato questo titolo? Perché se ascolti bene tutte le canzoni, ci sono tutte le storie dei vicoli di Napoli, delle ragazze, amori non corrisposti, amori mai nati, amori appena nati, quindi abbiamo raccontato Napoli dentro e fuori con questo disco. Però diciamo adesso cambiamo un po' gli autori, perché dico cambiamo gli autori? Perché sì, adesso viene un momento bello che ci sta Mimmo Sarti, c'è Colino e ci stai sempre tu, perché sì, la canzone si chiama proprio Le regole degli amanti. Sì, 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 che molto cosa bella significa questa. Le regole degli amanti? Perché gli amanti hanno delle regole da rispettare, perché se infrangi solo una regola, salta tutto, quindi bravo, bisogna rispettarla. Allora possiamo dire questa gran bella canzone, signore e signori, che sentiamo questo album di Ciro Rinna, perché veramente è un capolavoro, c'è tanto tanto zucchero in questo disco. Gustiamoci Le regole degli amanti. Vai! L'amore non si può spiegare, arriva senza t'avvisare. Mi già tenimmo una storia,
Tu zici spusa de faci amor, ești baia mă băja mă, mugar nu se va ferma. Mă cheamă si mă voi chiama, t'aspetto senza mandazza, și zi mă rassigna doar mai, un zi mă sule tutte tui, e c'ha cire che sta gelosia. Si tu stai a casa tua e stonga a casa mia. Conosci le regole gli amanti, io vengo sempre per secondo. E sto male se non ci parimo, e tu ci soffri di usarite. Se sto insieme a innamorata mia, tre mani leva su neri. Se tu mi mandi un pagano che dice buonanotte amore. Conosci le regole degli amanti, con l'ansia rinde i documenti. Quando affitto tempo per una stanza, addivento meglio appartamento. Senza trucco tu mi puoi passare, ma camisa non sa da sporcare. Perché chi me la beva è sempre che la la. Ma tu sa chi lo basta mi, e soffa tu faccio puri. Tu ti una fede un po' pulita, chi è che lo non son tuo marito. Convivo solo senza me sposare, perché con te ho volesse fare. Conosci le regole degli amanti, io vengo sempre per secondo. E sto male se non ci parimo, e tu ci soffri di usarite. Se sto insieme a innamorata mia, se mi leva suoneri. Se tu mi mandi un pagano che dice buonanotte amore. Conosci le regole degli amanti, con l'ansia rinde i documenti. Quando affitto tempo per una stanza, addivento meglio appartamento. Senza trucco tu mi puoi passare, ma camisa non sa da sporcare. Perché chi me la beva è sempre che la la. Senza trucco tu mi puoi passare, ma camisa non sa da sporcare. Chi me la beva è sempre che la la. Ma le capite perché si chiama Il regalo dell'amante? L'ha capito adesso Renato perché si chiama così questa canzone? Sì, ho capito. Ah, ok. Tra poco c'è una sorpresa, c'è una diretta anche per te, va bene? Va bene, va benissimo. Lo facciamo anche una bella sorpresa, mangiamo anche una fetta di torta. Va bene, c'è un regalo per me. Ricordiamo un po' tutto questo. So già da dove viene questo regalo. Diciamo, è un regalo... D'Agostino e Milena. Di D'Agostino, vai. Che manda un bacio forte, allora, vai, vi amo. Diciamo, grazie. Diciamo a tutti gli ascoltatori da casa, su canale 189, tutta la Campania, Molise, Basilicata, Basso Lazio, c'è la presentazione del disco di Ciro Renna, il titolo della canzone. A mezzanotte online il disco, diciamolo in diretta, mancano 5-10 minuti. 5-10 minuti, praticamente. Spotify, YouTube e la settimana prossima anche su Amazon. Potete ordinarlo anche lì. Che è sopra il telefono? No? Pronto? Aspetta un attimino. C'è una diretta, ma non arriva. Dici pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Barone, amore mio, buonasera a te. Guarda, subito mi riconosci. Secondo te, io faccio l'imitatore, non faccio la voce a te, Barone. No? Stai... Sono entrato in diretta perché io penso che meriti questo ed altro.
Grazie, grazie. Mi sento di fare questa chiamata innanzitutto per farti i complimenti. Lo so quando ci tieni nella cura dei tuoi dischi, dei tuoi lavori. Noi ti voglio bene, lo sai quanto te ne voglio. Sai pure quanto ci tengo a te, lo sai bene. È tutto il successo di questo mondo perché sei un ragazzo che merita quello che auguro per me, lo auguro per te. Lo sai che io ti seguo da una vita. Sì, sì, molto nominato, molto giudicato perché è troppo forte, secondo me. Vabbè, l'invidia fa parte l'inferiorità. Questa è una fortuna per noi e poi faccio i complimenti a chi ti ha curato il disco, il maestro Corellino. È un gruppo splendido, è una squadra splendida e ti tutto quanto di te. Io sono a te, ti voglio bene, ti auguro un buon proseguo, non ti voglio rubare. Questa è una telefonata che è arrivata al cuore, ti voglio bene, lo avverto. Questo è un altro grande personaggio, Barone. Grazie Barone, sei un grande artista, hai un cuore immenso. Un abbraccio. Grazie amore, grazie, grazie veramente, grazie. Andiamo all'amico nostro. E andiamo ancora avanti perché adesso presentiamo l'ultimo pezzo e poi dopo ci sarà la torta in diretta e ci sarà mezzanotte proprio come mi hai detto tu, in tutte le piattaforme praticamente il nuovo disco di Ciro. Renato, ma succederà quando sto con te, giusto? Sì, questa è l'ultima. Questa è una storia d'amore molto molto bella, ascoltate bene il testo di questa canzone. Sei tu e il maestro. Io e D'Agostino, sì. Succede quando sto con te. Udite. Ah, vediamo, ascoltiamo. Ci hanno visto una sera per caso in due bar a Pusillo. Sotto cielo ingazzato ogni goccia pareva una lacrima. Te ricetto dopo un passaggio là fuori sta macchina. E per fare più colpo ti dissi che ero del vomero. Sta bucica era raccontata ma stracciava l'anima. Qualu vomero si stonga i casi rinda sanità. Ma poi rinda nuova se trovai a verità. Sono in tuo quartiere e ti voglio sposare. Succederà quando sto con te. La nascondo più a nessuno. Dato sì più forte me. Succederà quando sto con te. C'è la gelita, la vaglione, la fascizia con me. Che mai ti tradirò. E quando scende senza me, che paura da non scendere. Metto l'occhio con la te. Perché tu pure fai con me. Ma fai mille telefonate. Sì, non sto insieme a te. Tu sei geloso da. È bella sta con te in dolietta, cocco poto sabato. E ci unimmo fuori tutto il traffico che sta città. Se fa sempre più forte sta voglia di avere. Forza vero sul pazzo, ma pazzo di te. Succederà quando sto con te. Non la nascondo più a nessuno. Da così più forte me. Succederà quando sto con te. C'è la gelita, la vaglione, la vascia insieme con me. Che mai ti tradirò. E quando scende senza me. Tengo paura da non scemo. Metto l'occhio con la te. Perché tu pure fai con me. Ma fai mille telefonate. Sì, non sto insieme a te. Tu sei gelosa tale quale a me. Se a ricordare non ci va niente per t'innamorare. Con una promessa tutta vita per l'eternità. Una serenata a mezzanotte per te far faccia. Sanità.
Io prima di chiudere questa fantastica trasmissione volevo ringraziare davanti a tutti i miei musicisti Antonio, Manu, Alessandro, Rosario, a Michele, a Giorgio, e grazie per il calore che mi date tutti. Però prima di chiudere questa trasmissione tu hai avuto tanti elogi, perché ci stanno due o tre pezzi che sono dei capolavori. Sì. Il primo è il numero 2, poi ti faccio sentire qual è. Guarda, anche tanti fans e dalla regia hanno votato questo pezzo. Vai un altro poco, vai! Ho la scuola con me, la tibata che aspettano. Mani e mani creature non mi già permettere. L'avvocato marito che mi già convincere. Ogni figlia è da mamma e si possono perdere. Ma sto padre non si può arrendere. Quando vedo mi metto a chiagnere, sta che mamma per tutta la settimana con me solo sapete. Mi volesse portare qualche volta a partire da Napoli. Bravo, 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 bravo. Poi c'è ancora un altro pezzo che è stato votatissimo. Ascolta e poi dopo... Vai, vai, vai! E poi arriva il momento della... Poi entrano tutti i miei amici in diretta, sì, stasera. Ecco, vai. Un altro pezzo che sono uscito. Sulla una mezz'ora insieme a me. E non ti prometto niente, sai che venne prima di te. Ti rivesti in fretta e te ne vai. Poi fai cose recreature che mi mettono in te. Sta con me, ma raccomando non ti fa avere. Stamma rischiando che sto tu sa già, cacchio un'ora non ti posso accontentare. Sono innamorato di te, sono indolente, forse perché sta gamma fai rispetto. Complimenti, complimenti, complimenti. Grazie. Grazie la professionalità e qualità di questo tipo. Volevo salutare, non è per pubblicità, attenzione, perché non confondiamo la pasticceria Lombardi per avermi omaggiato questo spettacolo di torta. Veramente avete messo un ragazzo bellissimo su questa torta e volevo complimentarmi. Che dire, ma solo la mia torta ma la mamma già. E penso possiamo anche festeggiare. Quindi da ora in poi, ragazzi, Spotify, il disco è fuori. Comprate i dischi, ragazzi. Mua. Noi ringraziamo te, l'amico Giorgio Mascitelli, grazie che ha scelto questa emittente, ma ringraziamo proprio per questo disco che tu ci hai offerto, perché è veramente molto bello, un capolavoro, anche tutti gli autori e tutto lo staff, perché ci avete veramente uno staff. Grazie anche a te, Renato. Grazie al nostro grande amico Giorgio Mascitelli. Bravissimi.